Una vita trascorsa nelle periferie, in mezzo alle montagne, immersa nel verde, dove ancora si conservano le tradizioni contadine e una spiritualità semplice ma mai sopita tra i pochi abitanti rimasti. In quest'ambiente Don Luciano Minolli ha svolto per quasi 40 anni il suo mandato pastorale. Piccole località della Valle Sturla, San Rocco d'Acero, dove è rimasto 24 anni, Santa Margherita di Brizzolara, parroco per 25 anni, Santa Maria Assunta di Temossi, dove è stato 17 anni, e poi dove viveva con la sorella e il fratello e dove è stato pastore guida dal 4 giugno del 1978 sino a ieri mattina, quando il Signore lo ha chiamato a sé. Un legame forte intessuto da rapporti d'affetto, così Don Luciano, nel momento del commiato dalle comunità di Acero, Temossi e Brizzolara, si era rivolto ai suoi fedeli, affidandoli al successore Don Bonaventure Nduimana. Di volergli bene, come hanno voluto bene a me, ma non solo volergli bene, e dimostrarglielo che gli vogliono bene, come hanno fatto con me. Sono tutti gesti che tu senti che c'è qualcuno, accanto che ti ricorda, che prega, che pensa, che prega per te, perché tu possa ritornare come eri prima. E questo ho ringraziati. Don Luciano Minolli era originario di Massa, Castiglione Chiavarese, dove era nato il 29 maggio del 1938. Ordinato sacerdote il 29 aprile del 1962, era stato da giovanissimo nella congregazione degli Oblati di Maria Vergine, per poi diventare sacerdote diocesano. Nei primi anni di ministero pastorale aveva toccato diverse comunità, anche extradiocesane: Pantelleria, Roma, poi viceparroco a Riva Trigoso, Chiavari, sino al trasferimento a Careggi, il paese dove aveva stabilito la sua dimora terrena definitiva. Don Luciano se n'è andato la prima domenica d'agosto, quando la comunità parrocchiale celebra la festa principale della Madonna Addolorata. A Maria oggi lo affidano i parrocchiani nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.